Il tema del progetto è l'idea di confine e di contatto. Partiamo dalla domanda: cosa possa essere un confine? Abbiamo dedotto che è un concetto che ha numerose interpretazioni. E un confine è qualcosa che divide, ma nello stesso tempo è anche un punto di contatto. Abbiamo pensato che ogni confine fondamentalmente non è mai interamente impermeabile. Siamo convinti che sia ancora un qualcosa di estremamente attuale, su cui si giocano tutti gli equilibri, sia fra persone, ma anche fra gruppi umani e anche fra popoli. Il confine di contatto è uno spazio simbolico, ma poi in realtà è uno spazio fisico e reale. Noi proponiamo un percorso esperienziale. Arricchire questo progetto con dei momenti di approfondimento attraverso dei talk, dei seminari esperienziali, dei workshop, delle performance, tutte sempre sul concetto di confine di contatto. È stata molto molto bella, molto forte, e che ha anche messo in discussione in maniera positiva, in maniera accrescitiva, anche il confine di contatto che io stesso ho con Marco Marassi, che è mio compagno sia nell'arte che nella vita, e che ci ha messo in gioco questa cogestione, ci ha messo in dei momenti anche in crisi, e quindi trovare di nuovo il confine giusto, il contatto giusto per non andare oltre quel contatto, perché oltre quel contatto non è più contatto, è invadenza, è violenza, è ingerenza.